Benvenuti in questo nuovo video super novità, le armi che torneranno nella season 9 di Fortnite, confermato direttamente da Fortnite. In questo video vedremo tutto perché, le varie teorie e spiegheremo per bene tutto. Quindi, connessionati puri, iscrivetevi, attivate la campanella che trovate vicino al tasto iscriviti per non perdervi i prossimi video, lasciate un mi piace e andiamo subito al video. E vi ricordo che solo i connessionati puri hanno una connessione che spacca di brutto, quindi iscrivetevi. Raga, e vi ricordo che nello shop è uscito il secondo e ultimo set di Marvel in collaborazione con Fortnite, ed è quello di Star-Lord, il guardiano della galassia, con anche lo zainetto col mini Groot. Quindi vi consiglio di prenderlo assolutamente, anche il super balletto. Ma Milano è proprio bellissima, perché ogni volta che la chiamate esce fuori dallo spazio, così è bellissimo. E chiaramente codice supporto al creatore OctiPFI, assolutamente. Questa è l'immagine di cui sto parlando, e questa immagine è stata trovata nei file di gioco direttamente di Fortnite. Quindi ragazzi, vediamo che cosa c'è in questa immagine. Questa immagine è stata presa da Fortnite Leaks, come potete ben vedere, visto che l'hanno messa l'immagine da entrambe le parti. Allora, vediamo intanto la spada, il rampino, l'aeroplano. E da quest'altro lato, purtroppo, allora, so che è al contrario, ma vediamo la drum gun, la mitraglietta tattica e le bouncerine, ossia le piattaforme e quelle salterine. Che cosa significa questo? Molto probabilmente tornerà. Tornerà, signori, tornerà l'insieme di tutte queste cose qua. Ma queste robe ci vengono confermate direttamente all'interno di Fortnite. Se vi siete persi questo video qua, vi consiglio di andarlo assolutamente a vedere, perché spiego un paio di cose, tra cui una teoria che spiega come nella season 9 torneremo indietro nel tempo su Fortnite. Ed è proprio quello che succederà. Infatti, raga, se noi ci dirigiamo verso quello che è il bunker, vediamo che ormai praticamente tutte le rune si sono posizionate al loro posto. Tutte le rune, tranne l'ultima che è lì, si sono posizionate al loro posto. Ma se andiamo in questa casa qui, in cui vi avevo portato già la scorsa volta, nello scorso video che vi consiglio di andare a vedere per capirci meglio, qua ci sono le lavagne, vedi, con tutto il bunker, eccetera, e qua c'è scritto bunker. E voi sapete dove finiscono le armi una volta rimosse? Appunto nel bunker, tipo, vengono voltate. E guardate cosa c'è su questi schermi. La drum gun. Attenzione, la drum gun, la vedete? La drum gun. Poi qua vediamo le bouncerine. Qua vediamo l'aeroplano, se ci allontaniamo si capisce che l'aeroplano, vedete, c'è la coda, il sedile, l'ala e la elica. E mancano questi tre schermi dove ci sarà appunto il rampino, la mitraglietta tattica e la spada. Che tornino nella prossima season? Probabilmente sì, probabilmente sì. Inoltre un'altra news è che nello shop della PlayStation 4 è già uscito il pack inferno. Al prezzo di 19,99€ possiamo prendere il pack inferno con un piccone, una copertura e fino a 1000€ di V-Bucks che si otterranno man mano completando le sfide giornaliere. Conviene una vita, prendetelo, è fighissima veramente come skin, secondo me. Stop prima di proseguire col video. Ti rubo 30 secondi per la sponsor time, perché immagino che tu sia stufo di giocare con una tastiera scadente che ti fa venire voglia di scraventarla da tutte le parti. E immagino che tu abbia deciso di comprarti una nuova tastiera da gaming meccanica, super fighissima. Allora la tastiera Blade Master Pro della Drevo è ciò che fa il caso tuo. La tastiera più votata nell'intera storia di Kickmaster, con un layout completamente in italiano che uso io stesso per fare vittorie con 15 kill su Fortnite. La particolarità della tastiera è appunto il Genius Knob situato alla sinistra della stessa, a cui puoi assegnare ogni comando che ti venga in testa. Da quando l'ho provato non potevo più farne a meno. La scocca è completamente in metallo e gli switch sono di tutti i colori, completamente Cherry MX originali. Addirittura i LED sono luminosissimi e bellissimi. Nella fighissima scatola troviamo la tastiera, le istruzioni e un dispositivo per collegare la tastiera via Bluetooth, perché sì, questa tastiera è Bluetooth. Un pennello per scopare la tastiera, una pinzetta per rimuovere i keycaps e una foto di Octi da piccolo col culetto di fuori. No, forse questa non c'era. Nessun obbligo, ma se volete una tastiera come la mia, andate in descrizione che trovate il link per la tastiera con un codice sconto del 20% solo per gli iscritti alla Pura Fibra Italiana. Sbrigatevi prima che finiscano! Io non so se voi ve le ricordate queste cose. Cioè, raga, io non so se ve la ricordate la drum gun, ma laserava. Probabilmente la drum gun è l'arma più forte di Fortnite, cioè secondo me è l'arma più forte di Fortnite. Non hai bisogno del pompa, hai bisogno solo di due drum gun. Fai la double drum gun e sei a posto.
fortissima, vecchi. Cioè, se tornasse un'arma del genere, io voglio vedere come l'hanno nerfata, perché è fortissima. Cioè, guardate, media distanza, distanza ravvicinata, con due drum gun sei completamente a posto. Io voglio proprio vedere cosa hanno fatto. Guarda, laserato. Cioè, one shot. Praticamente adesso gli dà la caccia, guarda. Questo qua ha fatto 22 kill. 22 kill con due drum gun. Cioè, vi rendete conto? Vi rendete conto di che arma è la drum gun? Ma questo ha addirittura il pompa. Cosa ti serve il pompa, vecchio? Guarda, solo la drum gun usa. Fa cadere e via. Distrutto. Cioè, ninja, laserato. È ninja questo, laserato. Secondo me, sicuramente, se la vogliono reinserire, aumenteranno quello che è il rinculo dell'arma. Sicuro, perché ora come ora, nonostante avesse del rinculo, era troppo piccolo. Secondo me, per renderla un'arma giocabile, in modo che non sia troppo OP, sicuramente devono aver ridotto, cioè devono aver aumentato il rinculo. Come minimo, guarda, perché nonostante avesse rinculo, comunque era OP. Cosa? Vabbè, cioè, boh, vabbè. E invece la mitraglietta tattica, ve la ricordate? Anche questa qua laserava. Era precisissima questa. Il problema di quest'arma è sempre... Cioè, il problema. La cosa OP di quest'arma è sempre stata che era precisissima. Ma proprio precisissima. Zero rinculo, praticamente. E il fatto che sparava velocissima. Qua ci sono le vecchie fabbriche. Che ricordi, le vecchie fabbriche? Ma non esistono più. Questi gameplay sono da chissà che nabbi. E questa sarà la season 1, la season 2. Ma veramente quest'arma... Cioè, e poi noi la possiamo riutilizzare, per fortuna, in quelle che sono le modalità, quando la Epic Games fa la modalità quella dove fa usare solo le armi della Season 1. Ve lo ricordate sto camion che era impossibile prendere la cesta in alto? Impossibile, dovevi essere un ingegnere. Deleted, hello. Guarda, fa la doppia mitraglietta. Ed era un pian... Cioè, questa è esattamente come la drum gun, però qua da lontano facevi pochi danni, perché 18 danni, voglio dire, sono comunque pochi, uno al tempo di buildarsi un milione di volte. Bisognava andare da più vicino, ma una volta che eri vicino, laser, ma proprio laser, laser istantanea subito. Assurdo, assurdo questo, veramente. Cioè lui per tutta la partita va in giro solo con le due mitragliette. Guarda, devastante. Anche poi è un gameplay solo, praticamente. Cioè lui si è fatto... Vediamo, ha vinto la partita, immagino. 8 kill solo con queste due mitragliette. 9 kill solo con queste due mitragliette. Ora voi direte, vabbè, ma al tempo erano tutti scarsi. Vabbè, ma comunque voglio dire, 10 kill al tempo erano parecchie, 11 kill solo con le mitragliette. Guarda. Ah, qua gliel'ha pure rubata. Qua gliel'ha pure rubata e adesso vince la partita, immagino, con 12 kill. Sì. 12 kill di mitraglietta, di cui una gliel'hanno rubata. Laser. Per non parlare della spada. La spada è stata aggiunta. Questo è un mio gameplay. La spada è stata aggiunta. E nella live io faccio vedere come mi sono buttato a coso, a picco polare, e ho fatto 6 kill, 9 kill subito. Ma proprio subito, con pochissime armi e robe. E c'era il tipo che è riuscito a rubarmi la spada, ma sono riuscito a ucciderlo in una maniera abbastanza strana, guardate. Immaginatevi me in quel momento, che mi sentivo tipo... Guarda lui con la spada, che mi è super vicino, guardate la mia faccia. Eppure, se ti tenevi a media distanza dalla spada ce la facevi. Anche questa... Grazie. Mi chiedo, come possono averla nerfata questa, che alla fine partita ho fatto 20 kill, 22 o 21. 21 kill, 21 kill di spada. Cioè, assurda anche quest'arma. Io voglio proprio vedere cosa si è inventata l'Epic Games per nerfarle. Perché non penso che l'Epic Games le prenda così come sono e le ributta nel gioco. Succederà il desfo più desfo possibile e immaginabile. Le bounce pad mi mancano, anche perché non erano brutte, cioè... Facevano fare di quelle giocate veramente fighissime. Non so se vi ricordate anche il campo di calcio. Boom, bam. Ok. Vabbè. Qua, sì, più che altro sono sniperate con le bounce pad. Ma si facevano tante di quelle cose con le bounce pad che metà basta. Quindi io spero... Cosa? Cos'è sta roba? Boh, vabbè. Anche il rampino mi manca una vita. Ma proprio una vita. Facevi di quelle mosse. Poi adesso che con la modalità degli Avenger hanno messo l'arco di Oxo, che non solo è un rampino, ma è tra l'altro che va distantissimo, ma fa anche 200 di danno. Veramente, se facessero l'arco di Oxo nelle partite normali, vi giuro, userei solo quell'arma lì, da quanto bella è praticamente. Beh no, un pompa ci sarebbe da usare. Ma guarda, cioè, Rampino into drum gun, la combo più OP di tutte. Cioè, se rimettono insieme queste due armi, ma vi rendete conto di che robe saranno?
E il bello è che quando c'è il rampino non c'è neanche bisogno tanto di buildare, fare i 90s, perché tanto basta che lasci che l'altro build e poi tu gli vai sopra in testa. Quindi che senso ha? Boh, il rampino ci stava una vita, perché dava la possibilità a chi era sotto di tornare sopra in maniera easy. Secondo me ci stava come arma, ci stava proprio tanto. Spero, cioè il rampino spero proprio che lo rimettano, perché mi manca come arma. Avrei lasciato volentieri un mio slot libero solo per il rampino, a differenza magari del double, quello lì, il pompa, quello doppio, quello faceva schifo. E poi gli aeroplani, anche quelli io li ho sempre amati fin da subito, l'ho sempre detto. Ho detto che l'unica cosa che potevano fare per migliorarli un po' sarebbe stata quella di mettere la mitraglia dietro, al passeggero dietro magari, cioè di fare un posto dietro per mitragliare e non metterla davanti. Vabbè, chiaramente la Epic ha preferito toglierli, perché chiaramente è più facile toglierli che cambiarli completamente. Ma adesso li rimetteranno e... ah, ha fatto canestro il tipo. Cioè, boh, voglio vedere veramente. Già la modalità, quella aviazione royale, è una delle mie modalità preferite, se non la mia preferita in assoluto. Probabilmente, veramente, la modalità aviazione royale è forse la mia modalità preferita in assoluto. In generale gli aerei mi divertono e voglio che mettano anche gli elicotteri su Fortnite. Secondo me sarebbero fighissimi.